Il suo nome era circolato in vista delle elezioni europee, ma l'economista piacentino, ex presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi, dice di non sentirsi portato per la politica. Nei giorni scorsi è tornato a Piacenza all'auditorium della Fondazione per presentare il libro Contro il politicamente corretto, la deriva della civiltà occidentale. All'incontro moderato da Marco Colosimo della neonata Associazione Conservatori e Sovranisti era presente anche il giovane editore Francesco Giubilei. Qual è oggi il pensiero politicamente corretto più nocivo? Se dovessi definire, come secondo la sua domanda, un pensiero politicamente corretto, direi che è un pensiero relativista che non va a cercare l'origine dei problemi che vuole affrontare. Il pensiero scorretto politicamente è quello che, avendo analizzato e capito, si suppone, le origini queste, le sostiene e dice no, per risolvere questo problema bisogna fare queste cose. E normalmente non è mai politicamente corretto. E a proposito dell'Europa? Lo spirito dell'Europa nasce in un sistema di cultura, di valori cattolici, come peraltro l'unità d'Italia. Quindi le radici sono assolutamente buone, il progetto era assolutamente meraviglioso. È stato gestito male, si è sostituita una visione e un modello di gestione dell'Europa, è stato sostituito da un altro modello e un'altra visione.